Buongiorno a tutti, cominciamo la commissione consiliare di oggi 25 ottobre 2023. In apertura comunico le assenze giustificate dei consiglieri Celli, Panieri e Fabbri. Passiamo all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo il verbale delle commissioni consiliari in seduta congiunta che si è tenuta il 6 ottobre 2023. Ci sono osservazioni? Nessuno? Al punto 2 abbiamo il verbale della commissione consiliare congiunta dell'11 ottobre 2023. Anche qui chiedo se ci sono eventuali interventi. Nessuno? Al punto 3, passiamo all'oggetto delle delibere, che poi ci saranno in Consiglio metropolitano. Approvazione schema di accordo territoriale sulla definizione del percorso e delle modalità di formazione, adozione e approvazione del piano territoriale del Parco regionale dell'Avena del Gesso Romagnola. Esporre il consigliere delegato Fabbri, che però è assente, quindi lo sostituisce il dirigente Alessandro Del Piano. Prego, grazie. Buonasera Presidente, buongiorno, anzi, scusate, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Si tratta di uno schema di accordo al fine di poter coordinarci con la provincia di Ravenna per approvare definitivamente il piano del parco della Ravenna di Gessi, che come sapete è stato recentemente indicato facente parte del patrimonio UNESCO. L'iter di approvazione, il cui capofila è la provincia di Ravenna, partì diversi anni fa. Quindi noi già ci esprimemmo nel 2018-2019, adesso non ricordo, 18-2018, ci esprimemmo rispetto a quello che era il documento preliminare del piano del parco. Però avevamo bisogno di stabilire, una volta che dal documento preliminare si passasse al vero e proprio piano del parco, avevamo bisogno di stabilire la forma, la modalità, la formalità con cui procedere alla approvazione di questo strumento, perché è a cavallo di due diversi territori provinciali. La provincia di Ravenna è il territorio della città metropolitana nella parte imolese. È pertanto un accordo territoriale di carattere procedimentale, non ha dei contenuti di assenso, di senso, di parere nei confronti del piano del parco, perché quei contenuti saranno espressi in sede di CUR, che è il Comitato Urbanistico Regionale. Una cosa che però viene, diciamo, esplicitata, che fino adesso non era stata definita in maniera così chiara, è che il capofila, essendo territorialmente più competente e più coinvolta, è la provincia di Ravenna. Quindi noi sostanzialmente saremo, diciamo così, affiancheremo la provincia di Ravenna nella definizione di questo procedimento. Io non avrei altro da aggiungere, non so se. Ecco. Scusatemi se era scollegato un attimo. Ringrazio l'ingegner Del Piano. Se ci sono altre, diciamo così, richieste o osservazioni, ci sono poi a disposizione anche gli altri tecnici, l'architetto Murro e Francesca Roncaglia, nell'ipotesi. Esattamente. Nessuno ha richieste, quindi direi che lo diamo per licenziato questo argomento. Mi scusi Presidente, Grazie. forse nella sintesi non ho detto forse una cosa importante, cioè che comunque voi vedrete gli elementi di contenuto di questo piano in sede di consiglio e quindi di commissione quando
quando parleremo appunto dell'intesa che dovremo sottoscrivere comunque con la provincia di Ravenna. Mi scusi se non ho detto questo. Quindi la parte, diciamo, di contenuto la vedremo prossimamente. Sì, grazie. No, insomma, si era capito da quello che aveva detto prima, che era solo, diciamo, lo schema. Grazie. E al punto 4 abbiamo l'approvazione del programma triennale 2024-25-26 degli acquisti e servizi di importo superiore a 1 milione di euro. Illustra il consigliere delegato Veronesi. Prego, Veronesi. Grazie del piano, ti saluta. Arrivederci. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto mi preme innanzitutto informare i colleghi del fatto che l'allegato alla proposta, quindi il tracciato standard del programma triennale, quello appunto che andremo ad approvare, differisce da quello inviato unitamente alla convocazione della seduta del Consiglio metropolitano. Se andate a vedere nella prima colonna, proprio dove trovate la dicitura numero intervento CUI, che è stata compilata appunto per tutti gli interventi inseriti, perché si tratta di un codice identificativo che viene generato, diciamo, in modo automatico dalla piattaforma regionale che è chiamata SITA al momento appunto del caricamento degli altri dati, che è appunto avvenuto successivamente alla citata convocazione. Quindi si tratta proprio di un, diciamo, di un aspetto prettamente tecnico. Passando invece al contenuto della proposta, l'articolo 37 del nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato con alcune modifiche l'obbligo di programmazione per gli acquisti di beni e di servizi che era già previsto in realtà dal decreto legislativo 50 del 2016 e dei relativi aggiornamenti da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza col bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. In particolare, il legislatore ha previsto che a partire dal prossimo anno 2024 la programmazione sia triennale e non più biennale ed ha elevato da 40.000 a 140.000 netti la soglia di valore degli acquisti da inserire, mantenendo però diciamo la programmazione degli acquisti di importo superiore a 1 milione di euro, di cui appunto alla nostra delibera. Inoltre l'articolo 6,12 dell'allegato L5 al codice ha, diciamo, confermato l'obbligo di trasmissione al tavolo tecnico di soggetti aggregatori, che è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'acquisto dell'elenco di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro che le stazioni appaltanti prevedono di inserire nel programma triennale. Questa trasmissione deve avvenire entro il mese di ottobre di ogni anno, proprio per consentire ai soggetti aggregatori di tener conto dei fabbisogni delle stazioni appaltanti nell'ambito della programmazione delle proprie procedure di gara, che va resa nota a propria volta entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il documento quindi che è stato predisposto sulla base dei fabbisogni dell'ente rappresenta un estratto del programma triennale di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro, che verrà approvato nella sezione operativa del DUP 2024-2026. Vi illustro nel dettaglio sinteticamente gli acquisti che sono stati inseriti nel programma. Sono tutti, diciamo, per la gran parte promanano dall'unità operativa del provveditorato. Allora, partiamo dalla fornitura di energia elettrica verde per un totale di 2.638.672,56 euro, tutti su stima dei costi per l'anno 2025, servizi di pulizia, di sanificazione e servizi ausiliari per un importo di 1.534.426,23 che sono equamente suddivise sull'annualità 25, 26 e le successive. Sempre fornitura di energia elettrica verde per 2.721.311,48, ma stavolta sull'annualità 2026 e non 2025, e servizi assicurativi per un importo di 1.200.000 euro, che sono equamente suddivisi per 400.000 euro sul 25, sul 26 e sull'annualità successiva. Poi abbiamo l'unica diciamo, richiesta che promana dall'area sviluppo economico e sociale, si tratta del servizio di supporto strategico organizzativo e gestionale per lo sviluppo e l'attuazione dei servizi e le iniziative a favore dello sviluppo economico dell'area metropolitana di Bologna, quindi il POM Metro,
per 1.416.803,28 equamente suddivise per le annate 24, 25, 26 e successive. Più in particolare, la fornitura di energia elettrica verde, che quindi si intende l'energia di un prodotto con una certificazione verde, riguarda gli stabili e le scuole, mentre i servizi di pulizia, sanificazione e ausiliari riguardano unicamente gli edifici della città metropolitana. Entrambi gli interventi verranno acquisiti attraverso il ricorso delle apposite convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore e regionale Intercent Emilia-Romagna. I servizi assicurativi invece riguardano le diverse polizze dell'ente che giungeranno a scadenza nel periodo febbraio-marzo 2025. Ancora, il servizio di supporto strategico, organizzativo e gestionale allo sviluppo e attuazione di servizi e iniziative a favore dello sviluppo economico dell'area metropolitana di Bologna-Pommetro è invece finalizzato all'acquisizione di attività di supporto specialistico a carattere di assistenza tecnica per attuare gli obiettivi di due iniziative cofinanziate da Pommetro 2021-2027 in collaborazione col Comune di Bologna quale organismo intermedio di gestione proprio del programma Pommetro. Una volta approvato, il programma sarà trasmesso a cura del settore affari generali istituzionali, parti metropolitane e partecipazioni societarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, nonché poi pubblicato sul profilo del committente, oltre che presso l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture SITAR regionale. A completamento vi dico anche che per rispettare il termine di fine ottobre si rende necessario anche dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto, quindi questa diciamo sarà anche un'immediata eseguibilità che verrà inserita nel Consiglio metropolitano. Poi, se vorrete, diciamo il punto lo esporrò nuovamente oggi in Consiglio metropolitano o con la vostra autorizzazione mi asterrò dando l'appunto per esposto qui in commissione. Grazie. Grazie Sindaco. Vedo una prenotazione, controllo chi è alzato la mano, che non vedo. Consigliere Polazzi. Polazzi. Bene, passo allora la parola per l'intervento e la domanda a Polazzi. Grazie Presidente. Sì, vorrei un chiarimento sull'ultima voce che ha di spesa di cui ha parlato il consigliere Veronesi riguardante il supporto tecnico per il PON metro, metropolitano. Vorrei un attimo capire esattamente che tipo di assistenza tecnica ci si aspetta con questa richiesta di servizio esternalizzata, quindi vorrei un po' se si può entrare più nel tecnico, più nel preciso. Grazie. Eccomi qua. Allora, io non so se c'è qualcuno, diciamo, qualche tecnico d'area, perché diciamo in questi casi si verifica sempre il consueto, diciamo, problema del quale vi rendo sempre partecipi. Chiaro che io vi espongo il punto, diciamo, come area bilancio. A noi arriva, diciamo, questa descrizione che però proviene da un'altra area. Quindi, personalmente, diciamo, non ho informazioni più, come devo dire, specifiche rispetto a quelle che vi ho dato. Se però ci dovesse essere in commissione, perché non vedo tutti, qualcuno diciamo della nostra area, ammesso e non concesso che anche qualcuno della nostra area bilancio la sappia questa informazione, perché in realtà, ripeto, promana da un'area che non è la nostra. Quindi... Sì, consigliere Veronesi, c'è la dottoressa Trombetti che è dell'area sviluppo economico sociale che ha alzato la mano. Quindi scusate, ma non so perché non vedo tutti, quindi mi scuso, sarà perché sono da cellulare ma non vedo tutti. Sì, prego, sentiamo l'intervento della dottoressa Trombetti, grazie. No, sì, descrivo le attività previste nel Pommetro perché sono attività che poi afferiscono all'area sviluppo economico e sociale. Siamo nell'ambito di un'attività congiunta fra comune e città metropolitana connessa allo sviluppo economico che vengono attuate appunto dall'ufficio comune che è stato istituito a luglio di quest'anno sul tema dello sviluppo economico, è un ufficio comune appunto fra città metropolitana e comune di Bologna con il coordinamento di città metropolitana
In questo quadro, nell'ambito del programma PONMETRO, che è un programma a titolarità diretta da parte del Comune di Bologna, sono state individuate alcune progettazioni che riguardano il tema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, che riguardano il tema della qualità del lavoro, che una volta che il PONMETRO verrà adottato dalla Giunta del Comune di Bologna, verranno tramite convenzione, così come previsto nella gestione dell'ufficio unico, affidate appunto all'attuazione da parte di Città Metropolitana. Quindi questo è il quadro per la realizzazione di queste attività. Prevediamo l'attivazione di servizi specialistici e come dire, di supporto all'attuazione del programma e della progettazione, che appunto sono stati quelli descritti dal consigliere Veronesi. La ringrazio. Sono altri interventi. Intanto chiedo ai capigruppo se, come ha chiesto il consigliere Veronesi, può diciamo evitare di fare l'illustrazione che già ha effettuato in questa sede in consiglio comunale. Non ci sono, diciamo, controindicazioni. Vedo che annuiscono il consigliere. Ma guardi Presidente, siccome non ci sono tutti i consiglieri collegati, magari una breve ripresa in consiglio potrebbe essere utile. Chiediamo a Veronesi di fare un riassunto. Vabbè, si fa un po' fatica a fare il riassunto perché o lo illustri. No, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, lo faccio. Ok, grazie. Allora, direi che possiamo procedere al punto 5, che riguarda il programma annuale delle attività turistiche del territorio turistico Bologna-Modena, approvazione del programma di promo commercializzazione turistica 2024. Do la parola alla consigliera delegata Panzacchi. Grazie. Grazie Presidente, saluto tutti, buon pomeriggio. Faccio un'illustrazione del punto, ma vi dico già che sono presenti, partecipano appunto la dottoressa Trombetti e anche dottor Stanzani, che sono disponibili poi per eventuali domande o chiarimenti. Il programma di promo commercializzazione turistica, cioè il PPCT, è uno dei due atti più importanti di programmazione turistica che tutti gli anni vengono appunto approvati, insieme al PTPL, e come sapete dal 2021 c'è il territorio turistico Bologna-Modena, che è stato istituito con una modifica legislativa alla legge regionale 4 del 2016, anche se i territori di Bologna e Modena collaboravano già in forza di una convenzione tra i due enti dal 2017, convenzione che è stata rinnovata fino al 2021. Poi dal 2021, come sapete, come vi ripeto sempre, c'è il territorio turistico unitario Bologna-Modena. Il PPCT 2024 è stato elaborato di concerto con le due DMO territoriali, che sono Bologna Welcome per la nostra area metropolitana e per Bologna, e Modena Tour per l'area del Modenese. Un programma unitario di promo commercializzazione che è stato ampiamente partecipato con i tavoli territoriali del turismo, e quindi nostri, cioè in ambito nostro metropolitano, mi riferisco all'Appennino bolognese, alla pianura bolognese e all'Imolese, ed è stato anche concertato insieme alla consulta provinciale del turismo di Modena. Dopodiché è stato ha ricevuto il parere positivo del tavolo di concertazione della cabina di regia, e siamo oggi appunto all'attenzione del Consiglio metropolitano, e sarà poi anche all'attenzione della provincia di Modena per la sua definitiva approvazione, e dovrà poi essere trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per la concessione delle risorse necessarie alla realizzazione di tutti gli obiettivi del programma. Per realizzare il PPCT si parte sempre dall'individuazione innanzitutto delle azioni di promo commercializzazione che afferiscono a temi trasversali, quindi temi trasversali dell'intero territorio turistico, però dà anche valenza alle singole specificità e ad azioni identitarie dei due ambiti territoriali.
il PPCT, oltre appunto a dare atto di questi temi trasversali e delle singole specificità, si conclude anche con un approfondimento sulle risorse e il budget previsionale complessivo. Le principali caratteristiche del PPCT 2024 partono da un'analisi dello scenario, che è emerso dall'analisi dei dati sull'andamento turistico, che sono dati veramente molto molto positivi, tanto che nel 2023 sono stati raggiunti i dati, quantomeno sulla città, ma anche sul territorio metropolitano, di flussi turistici superiori addirittura al 2019, che sapete che per noi è un po' la deadline ante-Covid, quindi sono stati superati quei livelli e soprattutto è tornato veramente in grande prevalenza il mercato internazionale, soprattutto di inglesi e americani. Quindi questo è un dato estremamente positivo che fa ben sperare e che comunque dà anche atto del fatto che le linee che stiamo portando avanti sono quelle che effettivamente attraggono turismo. Lo scenario che vi dicevo appunto è il ritorno del turismo ai livelli prepandemici, anzi in città superato nel livello del 2019, un approccio differenziato per le strategie di promozione, cioè più organizzazione nelle località già importanti mete di turismo e più promozione invece di quelle che non hanno ancora avuto magari grande risalto dal punto di vista della promozione turistica. C'è ovviamente l'elemento che ha avuto una grande espansione, era già tendenziale, ma ha avuto una grande espansione proprio dopo il Covid, che è la linea dell'outdoor active e slow. C'è una linea che stiamo portando avanti in quest'ultimo periodo che ci dà molte soddisfazioni, che è quello degli ambasciatori locali, cioè creare eventi e campagne di promozione turistica rivolti ai cittadini. Cioè, quindi non ai turisti che provengono da altre parti d'Italia, ma ai cittadini di Bologna e di Modena che possono visitare luoghi a loro vicini, vicini a casa, che magari non conoscevano. Quindi danno la possibilità ai bolognesi di andare a vedere cose vicine a casa, ma anche di andare a scoprire l'eccellenza che ha il territorio di Modena e viceversa. E questo lo stiamo portando avanti, l'abbiamo già fatto con due campagne recenti. E Primavera fuori dal comune, che è stata fatta appunto nel periodo di primaverile, poi abbiamo fatto anche Weekend del Gusto coinvolgendo due territori confinanti, appunto due unioni confinanti sia di Bologna che di Modena, e adesso è partita proprio in questi giorni la campagna di promozione appunto del turismo di prossimità di autunno fuori dal comune, con veramente tante tante iniziative per far sì che siano i cittadini ad essere i primi ambasciatori del turismo, perché questo è importantissimo. Ci sono altri temi che invece riguardano gli ambasciatori, cioè ricorrerà l'80° anno della nascita di Lucio Dalla, quindi anche questo sarà ovviamente messo al centro della promozione turistica, ricorrerà anche l'anniversario dei 30 anni dalla morte di Ayrton Senna e anche su questo si stanno programmando svariati eventi. Ci sarà la serie TV su Guglielmo Marconi, per cui anche lì sarà modo per attrarre ovviamente nelle zone che hanno coinvolto questo importantissimo personaggio, e anche il film su Enzo Ferrari, che ovviamente porterà attrattività al territorio che coinvolge appunto la Ferrari. Poi c'è un altro attrattore importante che sono i riconoscimenti UNESCO, che oltre a quelli dei portici di Bologna, sapete che c'è stato il riconoscimento recente anche UNESCO della vena del gesso romagnola ai gessi di Zola Predosa, che era già stato riconosciuto sito Natura 2000, ai gessi bolognesi, parco regionale dei gessi bolognese, Calanchi della Badessa e altri siti in regione. Per quanto riguarda i temi trasversali di cui vi parlavo prima, sono quattro e sono la cultura, che è un tema sempre più interconnesso, sinergico e strategico insieme al turismo, cioè lavorano molto insieme perché entrambi sono attrattori che si completano e che quindi vanno insieme, vanno portati avanti insieme. L'altro tema trasversale è l'outdoor, appunto, active e slow. Il terzo è il food and wine, quindi tutte le eccellenze dal punto di vista enogastronomico, e un altro che è quello dei motori. Poi ovviamente ci saranno anche azioni che annoverano le fiere come attrattori e anche lì
alle fiere, il contatto diretto con gli operatori in occasione degli eventi fieristici, poi traduce anche in una collaborazione grazie alle visite in loco, cioè i farm trip, che permettono proprio agli operatori di scoprire l'offerta turistica del territorio e di inserirne i prodotti all'interno dei propri cataloghi. Sono coinvolti spesso anche i media e a vivere in prima persona il territorio in occasione dei press trip che vengono organizzati e che vengono appunto previsti nel PPCT 2024. Sui mercati di riferimento a cui il PPCT guarda sono sia quello nazionale sia quello internazionale, come vi dicevo prima, tenendo soprattutto conto del ritorno dei turisti stranieri, in particolare, come vi dicevo, proprio gli inglesi e gli americani. Il PPCT prevede anche una parte relativa alla partecipazione dei privati e, a differenza degli anni passati, è stato previsto un unico livello di partecipazione dei privati con una quota di partecipazione e un'indicazione del cluster tematico di appartenenza. La quota è pari a 300 euro. Questa quota garantisce la partecipazione a momenti di aggiornamento delle attività del territorio turistico a cura di Bologna Welcome e Modena Tour. Gli operatori possono essere coinvolti nell'analisi della progettazione e nell'attuazione dell'azione relativa ai cluster di riferimento e possono anche fruire gratuitamente di ulteriori servizi quali ad esempio l'accesso alla banca immagini nell'area turistica vasta e a report e analisi sull'evoluzione del settore. Il PPCT contempla poi al suo interno anche il budget previsionale, quindi che occorre complessivo per la realizzazione di tutte queste azioni di promo commercializzazione del territorio. Il budget previsionale è pari a 1.580.000, che saranno investiti per 836.500 sul mercato nazionale e per 743.500 su quello internazionale. Il 72% di questo budget, che è pari a 1.140.000, sarà gestito direttamente dalla città metropolitana di Bologna in funzione di destinazione turistica e il restante 28%, che è pari circa 440.000 euro, dalla provincia di Modena. Le percentuali, queste due percentuali, riflettono la consistenza e la rappresentatività turistica dei due territori. La regione Emilia-Romagna nel 2023 ha contribuito alla realizzazione del PPCT, che era già unitario, sapete, dagli scorsi anni, con una quota di 1.340.673,55, che è pari all'84,85% del budget complessivo. Nell'ambito di questo budget complessivo, la somma destinata alla città metropolitana è stata nel 2023 pari a 967.295,97 su un totale di 1.140.000 gestiti dal nostro ente. Per il 2024, a livello di budget previsionale, si ipotizza da parte della Regione un analogo contributo rispetto a quello che è stato assegnato nel 2023. Io penso di aver detto tutto quello che c'era da rilevare, i dati più importanti, sono però appunto, ribadisco, presenti sia la dottoressa Trombetti che il dottor Sanzani, che sono a disposizione qualora abbiate ulteriori chiarimenti. Grazie. Grazie, grazie a te. Vediamo se qualcuno vuole intervenire. L'esposizione è stata molto dettagliata. Sara Corsi ha chiesto di intervenire. E a seguire Polatti. Grazie, prego gli interventi. Grazie Presidente. Io ringrazio ovviamente la consigliera Panzacchi, la sindaca Panzacchi per l'illustrazione e tutti gli uffici. Credo che anche nella documentazione trasmessa nelle slide, insomma, ci sia molta, molta chiarezza, anche a partire proprio dall'analisi di quelli che sono i dati nella prospettiva, diciamo, degli ultimi anni, quindi con un'analisi chiara anche di quello che è il pre-Covid, il post-Covid, diciamo così, e quindi anche quelle che sono le ricadute. Credo che anche dal punto di vista dell'aspetto del budget, quindi di quelli che sono i capi di spesa, diciamo così, ipotizzati nel nuovo piano, si attesti il fatto che sia ancora importante, appunto, come
si sottolineava sia il legame ecco, con gli altri mercati, ma anche ovviamente la partecipazione alle fiere proprio per un posizionamento, diciamo così, anche della destinazione turistica all'interno di nuovi mercati, nell'intercettare tutte quelle che sono le linee di lavoro, insomma, che significano tante piste nuove anche di raccordo con i territori, quindi credo, come dire, che sia una bella proposta, una grande sfida sicuramente, anche proprio nell'ottica di tenere insieme, diciamo, il locale e l'internazionale, quindi era più un intervento di ringraziamento per un lavoro che si attesta sicuramente molto sfidante. Sì, è quello che mi preme sottolineare, davvero è tutto un lavoro molto partecipato, davvero, con i tavoli territoriali, e questo fa sì che ci siano anche stimoli da parte di tutte le aree territoriali che sono poi coinvolte, quindi sia l'Appennino che la Pianura che l'Imolese, quindi è un lavoro poi che facciamo in squadra, e ringrazio anche davvero sia la dottoressa Trombetti che il dottor Stanzani che ci lavorano veramente con grande passione, grande professionalità, oltre che ringraziare le due DMO, quindi sia Bologna Welcome che Modena Tour. Ho visto la mano alzata del consigliere Polazzi, quindi forse... Sì, Polazzi. Posso? Perfetto, grazie mille. Presidente, grazie anche alla consigliera delegata Passacchi per l'esposizione. Avrei giusto due domande che vorrei un attimo approfondire, poi un po' i temi che trattano principalmente diciamo, le attività mirate alla promozione dell'ambito turistico. Volevo capire un attimo come sta andando adesso l'ufficio di Bologna Welcome in centro Bologna, se è un ufficio produttivo, abbiamo visto dei miglioramenti nel 2022, ci sono stati maggiori accessi, anche pensavo se c'è la possibilità di duplicare questo ufficio anche all'interno della stazione dell'alta velocità di Bologna per avere un approccio più diretto con diciamo i possibili turisti che arrivano in città, magari non vengono direttamente in centro, ma potrebbero avere un punto di informazione direttamente in stazione. Non so se è stata una cosa ragionata, se è fattibile. E un'altra questione che mi tocca un po' in maniera particolare è, volevo capire un attimo anche con che rapporti ci sono con l'ente gestore del circuito di Imola e quali azioni si fanno coordinate anche per salvaguardare determinati eventi che purtroppo hanno visto la cancellazione di Imola dal calendario internazionale, tipo la Superbike, campionato molto importante che purtroppo ha abbandonato Imola almeno per il 2024. Quindi capire un attimo anche che rapporti ci sono con i gestori, giusto per approfondire un attimo il quadro generale. Grazie. Grazie consigliere. Io se la parola a Giovanna o a Michelangelo se vogliono integrare questi punti con dei dati un pochino più sugli accessi ai locali di Bologna Welcome, ma direi anche ad Extra Bo che viene sempre più fruito dai turisti sia di prossimità che nazionali che internazionali, e poi sui rapporti anche magari col circuito di Imola. Vedo Michelangelo, grazie. Grazie Barbara. Sì. Diciamo che innanzitutto è in corso l'attuazione di un'importante riforma degli uffici di informazione turistica che è stata aperta dalla Regione Emilia-Romagna e che ci ha visto coinvolti anche qui in un lungo processo partecipato con gli amministratori locali e con i territori per arrivare a un nuovo assetto che si consoliderà nel 2024. E 2024 in cui anche il Comune di Bologna, insieme a Città Metropolitana e Camera di Commercio, avrà un nuovo strumento che sarà quello della Fondazione e quindi
potrà, diciamo, completare il proprio, la propria riorganizzazione anche dal punto di vista dell'informazione turistica comunale. Al momento, ragionando sugli uffici che abbiamo, cioè Piazza Maggiore, Aeroporto ed Extravo, confermo la ripresa a pieno regime di tutti e tre gli uffici e anche in particolare per quanto riguarda Extravo, che è il punto dedicato al turismo fuori dal capoluogo, il passaggio nell'ultimo anno e mezzo da un'utenza locale, che è quella spinta dal Covid, diciamo, che ha portato i bolognesi stessi a stare di più sul proprio territorio metropolitano, a un'utenza adesso anche decisamente turistica e internazionale. Quindi c'è una piena ripresa delle funzionalità di tutti i punti informativi, con, dicevo appunto, una riflessione in corso rispetto alla loro, una loro ottimale localizzazione in punti strategici della città, in virtù delle nuove possibilità anche offerte dalla riforma regionale degli uffici turistici, che prevede modalità di apertura più leggere e funzionali a scopi anche temporanei, mobili, digitali, e su questo il 2024 sarà l'anno in cui anche su Bologna si sperimenterà. In particolare sulla stazione di Bologna in passato era già stata fatta un'esperienza che vale in parte un po' anche per l'aeroporto, sono punti che magari tecnicamente, diciamo, ci è stato fatto osservare che conviene di più attivare in alcuni momenti particolari piuttosto che tenere sempre aperti, perché vanno ad assolvere una richiesta di informazioni molto spesso non di tipo turistico, e quindi non rappresentano, cioè l'utenza in quel momento di passaggio del trasporto in stazione, in aeroporto, ha bisogno di altre informazioni rispetto a quello turistico, rispetto a quelle turistiche. Una coincidenza, gli serve sapere quando passa, dove è una sala d'attesa, dove sono i servizi, quindi sul più forse da potenziare una rete informativa di servizi in loco, piuttosto che schiettamente turistici, ma come dico, col 2024 sarà possibile incentivare anche forme più leggere che permettano di essere presenti in punti diversi, quali ad esempio i musei o altri in cui si valuterà, adesso funziona già così in fiera, ad esempio, con modalità più snelle. Per quanto riguarda invece il Gran Premio di Imola, noi come città metropolitana abbiamo una convenzione con il CONAMI che ci consente di sostenere l'evento, tutta l'attività promozionale legata al brand Terremotori nell'Imolese connessa al Gran Premio. Quest'anno non si è potuto tenere il Gran Premio per le note ragioni, per cui abbiamo in programma una proroga della convenzione anche all'anno prossimo, destinando quindi le risorse che non abbiamo potuto erogare quest'anno a potenziamento delle attività del 2024. Scusi, e gli altri eventi di carattere internazionale come la Superbike, ne avete discusso con il CONAMI o è una cosa che hanno deciso direttamente loro con gli organizzatori del Gran Premio di Superbike? Diciamo che sul territorio imolese abbiamo la DMC IF, Imola Faenza Turismo, che è l'operatore che oltre ad avere sede presso l'autodromo gestisce anche la promozione degli eventi di quell'ambito più puntualmente. Noi sosteniamo per la parte di nostra competenza tutte le iniziative del territorio, dando spazio nella comunicazione e nella promozione turistica complessiva che facciamo come città metropolitana. Non specificamente, non siamo stati attivati specificamente sul singolo evento, dove appunto lavora direttamente l'operatore locale che è IF. Possiamo però magari approfondire con IF il motivo per cui non è stato rinnovato. È stata rinnovata, insomma, il campionato di Superbike a Imola, questo lo possiamo chiedere, poi te ne faccio avere notizia. Grazie. Dopo in consiglio magari faccio un breve sunto, non vi sto a ridire tutto, però faccio un breve sunto
del tema, se per voi va bene. Sì, sì. Grazie. Ok, grazie mille a tutti coloro che hanno illustrato questo punto. Adesso passiamo a quello successivo, che riguarda l'approvazione dello schema di convenzione fra Città Metropolitana di Bologna e Rete Ferroviaria Italiana SPA, diretta a disciplinare l'interferenza della linea Firenze-Bologna dal chilometro 88,412 al chilometro 88,513 con galleria artificiale di scavalco della variante stradale alla strada provinciale numero 65 della Futa, nodo Rastignano. Si tratta del secondo lotto di completamento in comune di San Lazzaro di Savena. Illustra il consigliere delegato Crescimbeni. Buongiorno a tutte e a tutte, presente comunque collegato anche il dirigente della viabilità Martelli, quindi per illustrare ulteriormente e entrare nel dettaglio per le domande dei consiglieri. Cioè, praticamente questa convenzione va a regolare i rapporti fra la città metropolitana di Bologna, che è il soggetto attuatore del nodo di Rastignano, con RFI, che è colui che gestisce la rete direttissima, la linea ferroviaria direttissima fra Bologna e Firenze. In questa convenzione vengono gestite tutte le varie interferenze e le modalità di rapporto fra i due enti. È una convenzione onerosa e fa parte appunto anche del quadro economico con cui è stata finanziata appunto questo tratto del nodo di Rastignano, e quindi si vanno a regolare quello che verrà fatto e le modalità per gestire le interferenze. Fondamentalmente comunque la ferrovia verrà inserita in una galleria al di sopra della quale passerà appunto la strada, che è la strada di collegamento del nodo di Rastignano. Quindi io lascerei in questo momento la parola all'ingegnere Martelli, se vuole entrare in alcuni dettagli tecnici, dopodiché sentirei i consiglieri. La sostanza è questa comunque. Prego, ingegnere Martelli, se vuole darci qualche altro dettaglio. Sì. Buongiorno, no, confermo ovviamente tutto quello che ha detto il consigliere Crescimbeni. Entro un po' nello specifico degli importi, che sono molto diversi tra loro, e quindi penso che sia di interesse, nel senso che questa convenzione regola i rapporti anche con l'impresa appaltatrice, il raggruppamento di Strabag ed Ecodemolizioni. Noi abbiamo delegato a loro gli oneri economici e anche organizzativi della risoluzione delle interferenze, nel senso che non abbiamo ritenuto che dovesse essere un onere in carico alla città metropolitana a svolgere una specie di mediazione che in genere non è particolarmente utile, rischia di essere un passaggio successivo, con tutta anche la parte economica. Nel caso di RFI abbiamo confermato questa impostazione, fermo restando che RFI non è un soggetto così passante, ma l'interferenza è molto sostenuta, molto importante, perché appunto noi inglobiamo la linea direttissima degli anni 30 all'interno di una galleria, per poter passare sopra la galleria con la nuova strada. Quindi nel caso di rapporti, che peraltro sono assolutamente cordiali, di massima collaborazione, noi ovviamente partecipiamo con la nostra struttura tecnica agli incontri congiunti. L'importo principale, che è di 700.000 euro, è relativo all'onere che RFI deve sostenere, e sono lavori che fa lei, perché nessuno mette mano alla linea ferroviaria, e sono gli oneri che derivano dal dovere spostare la linea aerea di alimentazione dei treni, che adesso è su pali, deve essere spostata sull'intradosso
della nuova galleria. È un lavoro piuttosto importante perché ha tutte le delicatezze dei lavori ferroviari, quindi l'onere è molto importante. Il secondo onere è quello relativo, molto più basso, intorno ai 30.000 euro, ai sopralluoghi, quelli che da noi si chiamano diritti di istruttoria, ovvero un rimborso del tempo che RFI ci dedica. Non è presente, è presente all'interno della convenzione come disciplina, non è presente un onere relativo alle interferenze, che sarebbe state interferenze alle chiusure ferroviarie, cioè al tempo in cui noi chiediamo a RFI di chiudere la linea ferroviaria, oneri che sarebbero stati molto elevati, ma che, come sapete, siamo riusciti, almeno finora, a sincronizzare, proprio grazie alla collaborazione sia della nostra impresa che di RFI, che delle imprese che lavorano con RFI su tutto il resto della linea. Quindi abbiamo sempre cercato, e finora ci siamo riusciti, non senza qualche sacrificio, qualche adattamento importante dei tempi di lavorazione, non tanto del cronoprogramma, anche se qualche piccolo ritardo lo dobbiamo scontare, siamo sempre riusciti ad infilarci nelle chiusure che RFI aveva già previsto per i lavori che ha sulla linea, in realtà da lì in poi. Quindi questo non solo rappresenta un risparmio per la città metropolitana, e questo è positivo, ma soprattutto una diminuzione del disagio nei confronti degli utenti che già patiscono numerose chiusure lungo la linea direttissima. Noi ci infiliamo in queste chiusure semplicemente arretrandole a San Ruffillo anziché a Pianoro, come è previsto nei programmi di RFI. Quindi l'onere economico di queste chiusure finora non c'è. Questo è ovviamente una cosa che richiede un certo impegno da parte delle strutture, ma che finora ci ha permesso di realizzarlo, quindi con un impatto aggiuntivo nei confronti della popolazione dovuto all'interruzione di linea abbastanza limitato. Grazie mille. Chiedo se ci sono domande e interventi da parte dei consiglieri. Un lavoro abbastanza importante, insomma, che da un punto di vista tecnico, per farvi capire, non semplicissimo. Nessuno ha chiesto di intervenire, quindi direi che possiamo proseguire. Il successivo punto riguarda la costituzione della Fondazione Bologna Welcome da parte di Città Metropolitana, Comune di Bologna, Camera di Commercio e d'Agricoltura di Bologna quali enti fondatori. Illustra sempre la consigliera delegata Barbara Panzacchi. Eccomi qua di nuovo, anche su questo punto, dopo di me sono ancora presenti sia la dottoressa Trombetti che il dottor Stanzani per eventuali ulteriori integrazioni e richieste di chiarimenti. E se ne parla da tempo del processo di trasformazione da Bologna Welcome SRL alla Fondazione Bologna Welcome. Questo in sostanza per far sì che quello che vi dicevo prima, cioè la stretta interconnessione che c'è e che si sta vedendo sempre di più tra turismo, cultura, sport e attrattività del nostro territorio, siano strettamente legate, interconnesse e non ciascuna slegata dall'altra, perché in questo modo si riesce ovviamente a promuovere in maniera omogenea e integrata tutte queste attrattività per il nostro territorio, che sono veramente, mi riferisco al turismo sportivo che sta andando tantissimo, mi riferisco alla cultura che è diventata veramente una forte attrattività anche dal punto di vista turistico, e quindi questa un po' è la sostanziale motivazione per la quale si arriva a passare da Bologna Welcome SRL a Fondazione Bologna Welcome. E anche per la stretta connessione che c'è sempre stata sulla destinazione turistica tra il Comune di Bologna e la città metropolitana, cosa che vi racconto anche quando vi parlo del fatto che c'è un ufficio comune turismo che è proprio composto sia da professionisti del Comune di Bologna sia da professionisti della città metropolitana che lavorano insieme sostanzialmente per promuovere il territorio vasto.
Come vi dicevo, c'è stato anche un grandissimo incremento dello sviluppo turistico e per cui si è cercato di capitalizzare i passi che sono stati fatti sinora, ma anche di andare ad un livello successivo che possa implementare ancora di più l'attrattività del nostro territorio. Sostanzialmente sono stati esaminati ed analizzati un po' di limiti di quello che era il vecchio modello, il modello attuale di gestione in appalto a Bologna Welcome, sia perché questo appalto andava aggiudicato tramite una procedura di gara che aveva dei limiti connessi alla sua durata eccessivamente limitata e quindi a una non sufficiente flessibilità di questo strumento contrattuale. E, in più, ovviamente ci sono state altre motivazioni che riguardano proprio il fatto di voler presentare un'offerta del prodotto turistico integrato con tutti gli altri settori di cui vi ho parlato prima. A questo punto sia il Comune di Bologna sia la città, la destinazione turistica della città metropolitana con la sua area dello sviluppo economico e sociale hanno avviato uno studio di fattibilità, hanno proprio commissionato uno studio di fattibilità a una società specializzata per capire quale potesse essere la forma giuridica, quindi l'istituzione che avrebbe potuto in maniera più compiuta sviluppare appunto tutti questi ambiti insieme e quindi non più separati uno dall'altro. E quindi questo studio di fattibilità ha evidenziato che la fondazione di partecipazione al totale controllo pubblico potesse essere la soluzione migliore per sviluppare ulteriormente questi settori così importanti e attrattivi per il nostro territorio e anche poi per i successivi riflessi che hanno sulle attività economiche produttive e ricettive del territorio. E tutto questo dovrebbe essere finalizzato dal 1° di novembre e la fondazione non avrà fini di lucro e non distribuirà utili e né ovviamente ai soci fondatori, ai soci istituzionali, né ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali. E svilupperà tutte le attività di informazione e accoglienza turistica, nonché anche altri servizi come il marketing turistico, le relazioni con il marketplace, lo sviluppo della business intelligence collegata al turismo, le attività di crescita del sistema locale collegata al turismo, l'informazione e assistenza ai turisti in tutte le sue forme, le attività di convention bureau, la gestione diretta e indiretta di attrattori, mobili, siti ritenuti di particolare importanza nelle politiche di valorizzazione e promozione di interesse storico, architettonico, artistico che identificano e caratterizzano sia Bologna ma anche l'area metropolitana e l'intero territorio turistico, e supporto anche nei progetti di superamento di crisi dovessero esserci nell'ambito del turismo. La fondazione ovviamente collaborerà con tutte le istituzioni pubbliche, le imprese private, le organizzazioni della società civile e anche i cittadini. E, la fondazione avrà appunto sarà una fondazione in-house e quindi potranno essere fatti affidamenti diretti senza passare da bandi che sono poi sempre soggetti, peraltro sono bandi europei e quindi non si sa mai chi potrebbe poi eventualmente aggiudicarsi nel modello attuale lo svolgimento di questa attività che adesso svolge Bologna Welcome. Insomma, non è detto ovviamente con dei bandi europei che potesse rimanere Bologna Welcome. La fondazione sarà soggetta a un controllo analogo e per conservare proprio però il prezioso patrimonio che di know-how acquisito da Bologna Welcome, ovviamente si verificherà, valuterà la possibilità proprio dell'acquisto di ramo d'azienda di Bologna Welcome da parte della fondazione e quindi anche il personale di Bologna Welcome verrà inserito tutto all'interno della fondazione. Quindi i rapporti di lavoro della fondazione saranno innanzitutto proprio finalizzati al riassorbimento e al trasferimento dei rapporti di lavoro di Bologna Welcome e poi ovviamente all'assunzione anche di altro personale secondo quelle che saranno le modalità previste dallo statuto. Lo statuto riguarderà il patrimonio della fondazione, la possibilità di ingresso di ulteriori fondatori pubblici,
la presenza di soggetti sostenitori, la presenza di un organo amministrativo che sarà composto da un numero dispari non superiore a 5 membri e di un organo di controllo composto da 3 membri effettivi, l'adozione di contabilità economico-patrimoniale e, in caso di estinzione, il ritorno nella piena proprietà e disponibilità dei soci fondatori del patrimonio conferito o concesso. Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione sarà assicurato tramite un conferimento iniziale da parte del Comune di Bologna di 100.000 euro, con anche la concessione di immobili che vengono ritenuti attrattori. E questa concessione sarà a titolo gratuito da parte del Comune di Bologna, mi riferisco al Paladosta, alla Torre dell'Orologio, ai locali di Extrabo, allo IAT, ovviamente Piazza Maggiore, e all'ex Torinese, per un valore complessivo che ammonta a 1.985.500 all'anno. Il Comune di Bologna poi concederà, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alla costituenda fondazione i beni immobili di proprietà dello stesso, sempre qualificati come attrattori, attualmente in concessione a Bologna Welcome, per la durata di 9 anni, con possibilità di rinnovo per lo stesso anno, per la stessa annualità. Il conferimento iniziale invece della città metropolitana sarà di 20.000 euro, e ci sarà anche un conferimento iniziale da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che sarà definito dagli organi dell'ente appena verrà costituito. Una quota del fondo iniziale di dotazione pari a 50.000 euro sarà destinata a costituire un fondo patrimoniale di garanzia vincolato per garantire ovviamente la garanzia patrimoniale verso terzi. E scusatemi, qua vedevo cosa. Ovviamente su questa deliberazione c'è il parere favorevole dei revisori e richiede l'immediata eseguibilità per riuscire a perfezionare quanto prima la procedura di istituzione della fondazione e tutto il successivo completamento degli adempimenti connessi e conseguenti alla Costituzione. Anche perché è importante cercare di lasciare il meno spazio possibile tra Bologna Welcome SRL e Fondazione, in modo che si possa continuare ad operare in continuità senza perdere dei tempi che possono essere importanti per la promozione del territorio in veste appunto strategica, con questi 4 temi importanti: cultura, turismo, sport e attrattori, come anche tutti gli attrattori, insomma, sia di azioni di promozione sia anche di tutti questi beni immobili che vengono messi a disposizione per lo sviluppo e la promozione del territorio. Questa è un po' la descrizione, poi se c'è qualche altra richiesta, ovviamente vi ribadisco, ci sono sia la dottoressa Trombetti che il dottor Stanzani. Bene, grazie dell'illustrazione. Si è prenotato per un intervento Diego Baciglieri. Prego. E grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Avevo alcune domande, più che altro di natura tecnica, ma brevi. Volevo partire dal parere del revisore dove fa riferimento ad un passaggio dove dice: dopo studi e approfondimenti emerso che il modello più efficace e funzionale agli obiettivi delle amministrazioni coinvolte è quello della fondazione di partecipazione a totale controllo pubblico. Io ammetto che potrei sbagliarmi, come spesso accade, però non ricordo di aver ricevuto questo studio, salvo che davvero non mi sbaglio. Comunque, al di là di questo, chiedevo in particolare se, ed è una domanda veramente tecnica, se questo ambito, come mi pare, soggiace al decreto legislativo 201 del 2022 di riordino di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e se quindi è stata fatta questa analisi in sede dello studio, che però io non ho, oppure se è stato fatto successivamente, a prescindere da questo studio,
affidato all'esterno, oppure se non è stata fatta proprio e in questo caso qual è il motivo. L'altra cosa che chiedevo riguardava il fatto che sulla destinazione, non avendo, non potendo produrre utili nei dividendi per la forma giuridica che si ha, in caso di sopravvenienze attive, quindi ci sarebbe un obbligo di reinvestimento, volevo capire meglio questa parte e mi scuso se ho usato dei termini non corretti dal punto di vista contabile. Avrei queste due domande di partenza, grazie. E non so se qua vuole intervenire Giovanna o Michelangelo. Allora, intervengo io. Allora, sul secondo punto, sarà il consiglio d'amministrazione, quindi sarà come dire, la struttura di governance della fondazione, quindi il CDA, che definirà le modalità di riutilizzo delle eventuali utili, chiamiamoli utili, che non prevedono da statuto la distribuzione ai soci, quindi un reinvestimento sarà una scelta, come un reinvestimento che non potrà che essere nell'ambito delle attività previste da statuto. Per quanto riguarda il primo punto, poi su questo c'è anche la dottoressa Monari che ci ha accompagnato come gli altri servizi in questo percorso, che è stato un percorso devo dire complesso, e non siamo nel quadro dei servizi pubblici locali ma nel quadro dei servizi strumentali. Sullo studio di fattibilità, Giovanna, non so se... Allora, nel materiale allegato alla delibera c'è un business plan che prevede in fase, come dire, nelle prime pagine il percorso di partenza dallo stato attuale, quindi Bologna Welcome come società al percorso della fondazione. Lo studio di fattibilità non è allegato agli atti, sono come dire uno studio interno che è stato realizzato appunto da un professionista e che è stato condiviso con gli uffici società di comune, città metropolitana e camera di commercio, per poi arrivare alla definizione della scelta giuridica della fondazione di partecipazione. Sì, ho visto che il consigliere Baciglieri ha chiesto parola. Prego, prego. Sì, grazie. Ma riguardo allo studio, allora devo dire che non ricordavo male. Sinceramente, credo che questo studio sia stato pagato quantomeno dal comune o da città metropolitana, e credo che sarebbe opportuno averlo. O anzi dovrei dire averlo avuto. Credo che di interno ci sia proprio poco, anche perché se è la base da cui si parte per un ragionamento e viene anche citato nel parere del revisore, evidentemente il collegio dei revisori lo avrà visto. Di fatto credo che al momento non abbiano visto i consiglieri o almeno una parte di questi. Credo che questo sia un bonus che si poteva ampiamente evitare. Ho una nuova domanda, che in realtà è il rovescio della medaglia di quella precedente. In caso invece di passività, come viene gestita? Chiedo scusa, non mi era sfuggito in precedenza, ma in realtà le due cose erano collegate. Grazie. Risponde sempre la dottoressa Trombetti? Sì, no, in caso di passività, le passività vengono coperte come previsto da statuto dai soci fondatori. Voi trovate in allegato al materiale un previsionale
che indica, che è stato costruito, devo dire, in modo anche molto prudenziale per quanto riguarda l'andamento dei ricavi, che indica il previsionale dei triennale rispetto, come, anche diviso per centri di costo e per funzioni che vengono svolte da fondazione. Se posso, Presidente, un'ultima cosa sul fatto dei servizi strumentali, chiedevo se è indicato in delibera perché non l'ho visto, e in caso non ci sia, se può essere precisato che risulti nel parere, salvo che non sia presente e mai sia sfuggito. Chiedo scusa al consigliere Bassicilli, ho avuto un problema di audio con le... non ho sentito la domanda, chiedo scusa. No, chiedevo il fatto che non soggiaccia al 201 in quanto considerato servizio, un servizio strumentale, non l'ho visto, salvo che non mi sia sfuggito nella delibera. Si può, nel caso in cui non ci sia, non sia indicato, può essere indicato espressamente, perché è una materia rilevante. Grazie. Allora, consigliere, dunque, il tema se è indicato, allora, il tema dei servizi strumentali probabilmente viene sicuramente maggiormente in rilievo nel momento in cui si procederà con l'affidamento in house, e quindi, come diceva prima la consigliera Panzacchi nella sua illustrazione, a questa delibera farà poi in seguito, una volta che la fondazione sarà stata costituita e l'iter sarà stato perfezionato, si farà seguito a ulteriori passaggi consigliari per quanto riguarda l'affidamento dei servizi in house. Ed è più propriamente quella la sede in cui si darà conto della natura dei servizi che vengono affidati e quindi del fatto che non si rientri nell'ambito della normativa dei servizi pubblici locali. Molto rispettosamente, non sono particolarmente d'accordo su questo punto, perché in realtà è una scelta monte ed è quella che facciamo oggi, che presupporrebbe, qualora invece non si considerasse un servizio strumentale ma invece si facesse rientrare nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come in alcuni casi si sta già vedendo sul sito di ANAC, che ci sono servizi simili. Poi il tema delle fondazioni è particolare, questo lo ammetto. Infatti la mia è una domanda veramente neutra, che ci si creda o meno, però non sono d'accordo sul fatto che non venga indicato oggi. Comunque credo di aver già avuto la risposta alla domanda. Grazie. Grazie. E non vedo altri interventi, ce ne sono, direi che nessun altro si è prenotato. Se non ci sono questioni da aggiungere tra le cosiddette varie ed eventuali, direi che possiamo chiudere qua la commissione. Ci diamo appuntamento a più tardi al Consiglio Metropolitano. Grazie a tutti, grazie ai tecnici, a chi ha illustrato e a chi ha partecipato. Grazie. Grazie a voi, a dopo. Ciao a tutti, grazie, ciao. A dopo, arrivederci.